Sono stati giorni colmi di emozione e letizia, questi ultimi, alla sequela di Don Vito Piccinonni, il vescovo più giovane d'Italia. Abbiamo provato, per quel che ci era possibile, con rispetto, devozione e umana curiosità, a scontornare questo ormai insigne personaggio, scoprendo un grande uomo con la maiuscola, prima ancora che un degno rappresentante della Chiesa. E allora abbiamo rivisto il piccolo Vito nella Natia Palombaio ad un tiro di sasso da Bitonto, giocherellone con i fratellini, proverbiali le sue battute che nessuno risparmiavano, le sue allegre scorribande in campagna, la raccolta certosina delle ciliegie vanificata da una dissennata guida della Pecar, il lavoro dei campi come insegnamento di vita e metafora esemplare di chi serve nella vigna del Signore. Il ragazzo sempre studioso e assorto, impeccabile a scuola, che sente illuminare il petto il giorno in cui incontra Don Vito Diana e si mette sulla strada della vocazione, con semplicità, senza retorica e senza paura. Il sacerdozio vissuto con profonda dedizione ed un senso della missione che si sublima nella splendente prossimità ai più fragili. L'impegno determinato e determinante presso la Caritas diocesana, sorte prediletta. L'umile fierezza respirata dagli amati genitori, papà Giuseppe e mamma Maria, lo guida fra le macerie dell'umanità sempre più afflitta da odio e indifferenza, alla perenne ricerca di una luce salvifica che schiuda varchi di speranza nel buio dell'egra quotidianità. Don Vito ha occhi che sorridono di purezza e parole che carezzano come balsamo le ferite, visibili e invisibili, dei suoi fedeli. Il suo dire e stile, singolare, suadente, sui generis, quell'intarsio callido di italiano e vernacolo, ancestrale lingua veridica, e stiletto insieme. Già, non manca mai, nelle sue catturanti omelie, l'aspra sferza a chi, pur ricoprendo ruoli cruciali nella società, vien meno ai propri doveri, colpevolmente. Ultimo fra gli ultimi, ma primo per etica altezza, Vito, ne siamo certi, sarà pastore d'anime in siffatta guisa. Si siederà piano accanto a chi soffre per accudirne i battiti del cuore.